Oggi faremo qualcosa di epico con queste due mini tastierine, la Aishord SK37 e la Yamaha PSS-F3. Oh, benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Vi accontento perché mi avete chiesto di vedere insieme come funzionavano, che cosa ci potevo tirare fuori dalla Aishord SK37 e la Yamaha PSS-F30. Due tastiere che costano insieme neanche 100 euro, quindi se abbiamo 50 euro a testa, ripeto, questa l'iCord l'ho trovata addirittura a 45 euro, quindi ragazzi è tutto dire, ma farò qualcosa di epico. Ultimamente sta girando in radio una bellissima canzone che a me piace molto, penso anche a voi, insomma, se amate questo genere musicale, che è Purple Disco Machine insieme a Sophia and the Giants, che il pezzo è Paradise. E che cosa facciamo? Faremo la nostra personale versione lo-fi fatta con appunto queste due tastierine. Ovviamente il video sarà pesantemente demonetizzato perché non ci guadagnerò nulla, perché utilizzerò la voce originale di Sophie, presa dalla canzone, estratta con i vari software di intelligenza artificiale che ci sono al giro, insomma è facile farlo. Poi se volete capire quale uso, ve lo dico, uso The Moogs, che è fantastico, gratuito. Provatelo, vi lascio sotto in descrizione, che riesce a separare tutte le tracce della canzone, quindi è molto comodo. E qui l'abbiamo qui davanti, la faccio vedere, eccola, è il vocal, lo faccio sentire, tanto così incomincia la demonetizzazione. I'm working overtime, tired of my 9 to 5, tonight I lose myself in the light. In questo caso mi sono risparmiato il tempo, è già a tempo, a 125 battute al minuto, parte esattamente in battuta, quindi basta metterci sotto le cose. Cosa interessante che vi faccio vedere è che a questo punto ho preparato un canale MIDI dove potete vedere che vede la Aishord SK37, ovviamente la vede come Keyboard USB MIDI, io poi l'ho rinominata con il Cubase. Cosa interessante che vi ho detto nell'altro video è che questa non aveva le bass line, e invece ce l'ha i bassi. Quindi avere una bass line MIDI mi fa risparmiare un sacco di tempo, perché soprattutto questo pezzo il bass è estremamente quadrato, preciso, matematico, quindi starlo a risuonare perfettamente a tempo sarebbe stato al millimetro, sarebbe stato un problema, non che non ci riuscissi, ma comunque quindi bisogna essere proprio quadrati. E ovviamente se si suona un po' umanizzando non si è mai precisi al 100%, in questi pezzi quella leggera imprecisione si paga nel groove, quindi ci vuole proprio che siamo quadrati esattamente. Userò questo basso all'interno appunto del pezzo, andrò a prendere le dranchette, ovviamente ho una cassa che non mi piace, quindi adesso a questo punto vado a aggiungere traccia audio, mettiamo drum e mi vado a creare quelli che sono le cose che mi servono per fare questa mia versione personale lo-fi. Ok, ho preparato già ingressi già nominati, poi ecco, in un prossimo video vi farò vedere come impostare questa DAW con tutti questi sintetizzatori, perché anche questo me l'avete chiesto e lo faremo in un prossimo video. Metto in muto la voce di Sophie e andremo a registrare i suoni che ci servono, poi li monteremo, perché se devo andare a suonare manualmente queste cose è un po' un problema. Adesso di questo kit la cassa, il clap, Charleston 1, Charleston 2, Charleston 3, perfetto, crash, non mi piace. Andiamo sull'altro kit. Andiamo a prendere il crash. Andiamo a prendere il rullante. Perfetto, abbiamo tutti gli elementi. Andiamo a costruire una ritmica standard. Ok, aggiungi traccia audio, scriviamo cassa. Quindi andiamo a mettere la cassa in quarti, quella che mi è piaciuta prima, che è questa, andiamo a tagliare. Vediamo se la cassa è giusta o no. In misura, parte giusto. Andiamo a mettere la cassa in quarti.
Quindi andiamo a sentire se siamo a tempo. Vedo che allargando non è proprio precisa, precisa all'inizio, quindi andiamo a rifare quello che dobbiamo fare. Andiamo a mettere la cassa a cassa precisa all'inizio. Ok, 1, 2, 3 e 4. Perfetto, sentiamolo. Ok, quindi adesso andiamo a costruire gli elementi, poi man mano che sentite la cosa, potrebbe essere veramente figa questa cosa. Andiamo a prendere il rullante. Aggiungi traccia audio. Rullante. Che a fortuna l'ho messo direttamente a tempo, non ci credo. Vediamo un po'. Ragazzi, era a tempo. Mettiamolo in ottavi, la quantizzazione, così siamo tranquilli. Prendere il challenge, sentiamolo un attimo. Bisogna tagliarlo bene, bello preciso, perché se no non torna. Ovviamente, se la batteria era MIDI, stavamo già alla fine della canzone. Ma noi vogliamo utilizzare i suoni, perché ci siamo fissati di usare solo questi suoni, null'altro, null'altro escamotage. Prendiamo a vedere questo, perfetto. Ok. Andiamo a equalizzare un attimino la cassa. Andiamo un po' a ripulire quello che non ci serve. Sono i frusci, ragazzi. Anche questi Charleston andiamo a questo punto, anche qui su IMP e Q. Rullante, diamogli un po' di pancia a questo rullante. Reverbero. I'm over time, tired of 9 to 5. Tonight I lose myself in the lights. A quarter to midnight. I'm working overtime, tired of my 9 to 5. Tonight I lose myself in the lights. A quarter to midnight, got nothing on my mind. Dressed up so dynamite, dynamite. Ooh, I'll take you to my paradise. Ok, andiamo a costruire la strofa. Adoro il MIDI. I'm working overtime, tired of my 9 to 5. Tonight I lose myself in the lights. A quarter to midnight, got nothing on my mind.
dressed up so dynamite, dynamite. Ooh, I'll take you to my paradise. Ok, ha registrato il MIDI e io ringrazio il che ha registrato il MIDI. Ho scoperto una cosa, è multiparte e ha le drum. Le drum stanno sul 10, ragazzi, le drum stanno sul 10 perché se sono un 10... Lasciatemelo dire... È fantastico. Cosa interessante di questa è multiparte, però è un po' un casino perché il suono che ho selezionato non suona, suona i suoi sulle multiparte predefiniti. Vabbè, andiamo di così, però con la drum mi dà una grande mano. Andiamo a registrare il basso, in questo caso non è quello che avevo scelto, ma è sempre un basso, accontentiamoci ragazzi. Aggiuntiamo input e sciole 37 con il nome bassline. I'm working overtime, tired of my 9 to 5. Tonight I lose myself in the lights. A quarter to midnight, got nothing on my mind. Dressed up so dynamite, dynamite. Ooh, I'll take you to my paradise. Ok, abbiamo preso questa cosa qua, la bass line la mettiamo in mute, la metto giù in archivio come faccio di solito. Io lavoro in questo modo. Io toglierei crash perché avendo scoperto che avevo anche una tranchetta comandabile via MIDI, queste sono perfettamente inutili. Mi tengo la cassa e il rullante della Yamaha perché mi piacciono. Stiamo facendo una versione lo-fi. Andiamo a vedere un attimino. Il basso, di dargli una spinta perché non suona neanche a pregarlo. I'm working overtime, tired of my 9 to 5. Tonight I lose myself in the lights. A quarter to midnight, take me to my paradise. I'm working overtime, tired of my 9 to 5. Tonight I lose myself in the lights. I'm working overtime, tired dynamite. Ooh, I'll take you to my paradise. Ooh, I'll take you to my paradise. I'm working overtime. Ci spariamo un vocal doppler. Andiamo a registrare le pad. Ok, a questo punto andiamo a equalizzarlo. Togliamo le cose che sporcano. Ooh,
by the chain. Ora bene, Perone. Vediamo su qualcosa di serio, eh? È la nostra versione personale, quindi ci faccio quello che mi pare. Voglio metterci qualcosa di sotto di ottantoso, ovviamente per il pezzo ci vuole. Andiamo a prendere qualche altro suono. Registriamo anche queste cosine carine a mano, improvvisate, aggiungi due tracce. I'm working overtime, tired of my 9 to 5. Tonight I lose myself in the lights. A quarter to midnight, got nothing on my mind. Just up so dynamite, dynamite. Ok, quindi hanno fatto anche l'attacco dopo. Perfetto, sentiamo un attimo. Siccome va la direi da un bel pienamento, io metterei anche una nota iniziale proprio. Ora, adesso, anche qua ho un leggero side chain. Ce lo sbarbamo sotto, un pochino più pesante su tutto il resto, sentiamo quello che viene fuori. Adesso procediamo a fare altri elementi. Nel frattempo sono andato un po' avanti perché sennò veramente diventerebbe troppo lungo il video e all'interno, appunto sfruttando appunto quello che dico, la drum appunto di questa tastierina.
che c'è dentro, sono andato a creare una template ritmica, insomma, delle mie solite che faccio. Vi faccio vedere, ci ho rimesso la cassa sotto in questo punto, ho messo il rullante e sopra un rullante che rimarca, qui sono Charleston, ok? E questo andrà poi sotto a marcare quello che è. Quello che è appunto la ritmica. E andiamo a sentire quello che succede in questo momento, perché andremo ad aggiungere alcune cose e poi procederò all'arrangiamento e al missaggio. Ok, prima di entrare, ovviamente. Andiamo a completare, aggiunge traccia, audio, scriviamo fill drum, ok? L'abbiamo azzeccato? Sentiamo un attimo come funziona. Sempre equalizzatore, andiamo sul equalizzatore. Anche qua ci siamo di tal verb per rimanere belli lo-fi, plugin gratuito, Small Drum Plate, proprio andiamo proprio a prendere questo pezzo. Io andrei prima anche a togliere una cassa, sicuramente dal 17 al 19 qua, per dare un secondo di vuoto. Andiamo a passare anche le drums che ho fatto con le corde SK37 audio, vai. Aggiungi traccia audio così ci occupiamo a questo punto anche di registrare il giro di basso che è fondamentale, deve essere preciso. Ok. Plugin per fare prima, ce li abbiamo? Certo, ce li abbiamo sempre sulla State Logic, il Fresh Air, sperando che non crei frusci, andiamo a prendere un po'. Ecco il feedback più corti qui. Ora, a questo punto. Ok, sono queste tre note. Non stiamo a suonare sempre, andiamo a sistemare quello che ho zappato, cioè che non ho suonato, ho zappato, lo dite, perché veramente poi la precisione di questa tasterina è ha un po' di latenza, parliamoci chiaro.
andiamo a mettere nella bass line dove abbiamo già boostato il basso di brutto e passiamo allo audio. C'è ancora qualche suonino di arrangiamento originale, fa comodo, però non è essenziale. Andrò a coprirlo con un suono simile, sul modo che siamo onesti di averla fatta proprio col tutto con questo. Sentiamo come è venuto fuori con la bass line, che ha bisogno sicuramente di una modifica. No! Mettiamo questa cosa che almeno andiamo un po' a coprire quello che c'è sotto che fa simile in modo che, ecco, vogliamo essere onesti, che non ci devono essere i suoni originali proprio. Sì, come ricollegamento ci può andare bene. Adesso diamogli un pochino più di dinamica di volume rispetto al resto, perché se no non si sente minimamente questa cosa. Il volume di tutto quanto, anche di questo. Sentiamo che esce fuori, poi ci andiamo a mettere il pad, cioè di prima è un altro synth sopra. Il ballalla di lei fa delle magie suoni perché rende qualunque cosa orribile bellissima. Direi di duplicare anche il pad per avere sempre la stessa presenza di pianezza, però la abbasserei un po'. Sentiamo un attimo e poi andare ad aggiungere la cosa che c'era anche nell'originale. Siamo raggiunti alla quadra, quello che non serve. Balala, balala. Stiamo usando due tastierine da 50 euro, non ricordo. Violini, come se non esistesse un domani! Ovvero.
ovviamente sono fuori dal mondo, ma li andiamo a aggiustare. Ovviamente poi la mixiamo e ve la faccio sentire, eh? Sì, mi piace la coda, ci siamo con la coda, ci siamo con la coda. Ci vorrebbe un effetto che apre e poi esplode. Vediamo un po' cosa abbiamo qui dentro, senza impazzire. Forse questo mare. Andiamo a prendere l'ottava sopra, ottava sopra. Sì, registriamo, vai, SFX magari, ecco un attimino, vai, aggiungi traccia audio, FX. Ovviamente con tutte le dovute proporzioni, però magari se questa cosa la facciamo salire qua. Andiamo a duplicare. Duplicare il ritornello. Ok, poi c'è lo special. Facciamo così, siccome c'è veramente tantissimo, adesso che ho preso poco di nutrimenti, faccio l'arrangiamento, lo finisco, lo mixo e ve lo faccio sentire. Bene ragazzi, è passata un'oretta e ho finito il lavoro. Quello che vi faccio vedere, non ho fatto altro che andare a moltiplicare quello che abbiamo già fatto insieme. L'unica cosa che differenza che ho fatto, semplicemente rimoltiplicata nello special il basso questo qui a cavalcioni, come si suol dire alle mie parti. Ok, io ho dato la mixata, punto. Ho preso il suono all'inizio, questo qua che faccio sentire. Reversato Valhalla delay a manetta, equalizzato per bene, rivelato, un paio di plugin di masterizzazione che forse vi faccio vedere qua, ma molto semplici, che è il Maserati con un preset techno, questo Imager per dare un po' di immagine stereofonica, ma nulla di più ragazzi. Considerate che quello che sentirete è fatto con due tastiere da 50 euro. È fatto con due tastiere da 50 euro. Ve lo voglio ricordare. Bene, a questo punto, buon ascolto e vediamo il risultato. I'm looking over time, tired of my 9 to 5. Tonight I'll lose myself in the lights. A quarter to midnight, got nothing on my mind. Just so dynamite. I'm gonna kiss somebody, drink that.
motion. Let me get lost in the moment. Ooh, I'll take you to my paradise. Due tastiere a 50 euro. Attacca. A me piace. Beh ragazzi, scrivete nei commenti se vi è piaciuto questa diciamo performance fatta con due tastierine da 50 euro. Ragazzi, è stata fatta con due tastierine da 50 euro. Ovviamente le drum sono quello che sono, però devo dire che alcuni pad non si comportano affatto male, soprattutto della Acorde SK37, bisogna dirlo assolutamente. Quindi, se vi è piaciuto questo video, mettete un like qui sotto, se vi piace il canale iscrivetevi e ricordate di spuntare la campanella per sapere quando esce il prossimo video. Quindi cosa dire? Ciao a tutti e ci vediamo presto!